Torna a Nereto Alessandro Lucarelli, dove esattamente 903 giorni fa timbrò la prima di due promozioni in Serie D con il suo Chieti nel derby con la squadra timonata da Stefano Senigallesi. Tifosi neretesi che tornano ad assaporare la D a distanza di 23 anni dopo un'estate piuttosto movimentata. Sistemati nel settore ospiti, circa 150 sostenitori del Chieti Nereto in rosso-blu con calzoncini e calzettoni blu. Divisa bianca con risvolti nero-verdi per la squadra di Lucarelli, pedalino che quindi rizza sul fondo con le immagini di Galvano Coppa, sistemato in avanti e sostenuto da Gondola, Ristovski e Uedraogo. Risponde il Chieti con Luca Fabrizi, efficace l'intervento ad opera di De Luca. Fabrizi che agisce in attacco al fianco di un Akamadu imprendibile in maggior misura quando parte dalla sinistra e converge verso il centro. Fuori il capitano nero-verde Aquilanti per un problema al ginocchio, non ci sono nemmeno Viscovic e Dondoni. C'è come invece Akamadu, una freccia, quel tentativo con deviazione in corner, ma Chieti che cresce nel segmento centrale del primo tempo dalla bandierina. Mariani con la fascia al braccio, l'imbeccata proprio per Franklin Akamadu, la testata imperiosa dell'attaccante del Chieti, il primo centro con i nero-verdi all'esordio con i suoi nuovi compagni. Prima frazione in archivio sul punteggio di 1-0 in favore della squadra di Lucarelli grazie ad uno straripante Akamadu. Ma Chieti, costretto a difendersi in apertura di seconda frazione, sfiora l'incrocio da calcio di punizione Cipriani, quindi dalla parte opposta Akamadu da buona posizione, nessun problema per De Luca, reclama Uedraogo all'interno dell'area di rigore per l'intervento di Bassini. Ottima la prestazione del leader difensivo del Chieti, si distende la squadra nero-verde Pietrantonio, quindi la sponda di Del Greco rovescia Fabrizi, una gara di grande sacrificio per lui. Proteste anche da parte di Pietrantonio, sull'altro versante lascia correre Petrov di Roma 1, ma decide di mettere il lucchetto al match Franklin Akamadu, che riceve e non ci pensa su due volte a sferrare un missile imprendibile per De Luca, palla che abbatte la traversa prima di andare in rete. Un gol straordinario quello di Akamadu, autentico mattatore, segna di testa dalla distanza, mette in costante apprendimento la difesa del Nereto, il migliore in campo Akamadu, il quale avrebbe anche la palla per lo 0-3 prima di lasciare il campo. Tra gli applausi al suo posto entra Baldè. Il Chieti vince contro un buon Nereto, primi tre punti per Lucarelli, prova convincente in ogni reparto per la sua squadra al comunale. Il finale recita Nereto 0 Chieti 2. Allora Lucarelli, abbiamo visto Fusco praticamente inoperoso, una difesa molto attenta e abbiamo visto un Fabrizi che si è sacrificato molto, Akamadu che ha spaccato la partita, insomma c'è da essere soddisfatti e soprattutto Nereto le porta davvero fortuna. Sì, però noi, tu lo sai bene che noi la fortuna ce l'andiamo a cercare, perché quando sei propositivo, quando provi a giocare, poi delle volte ti riesce, delle volte meno, i risultati arrivano. Luca Fabrizi ha fatto un lavoro incredibile e ne ha usufruito Frank Akamadu in questo momento. Spero che la prossima sia il contrario, perché anche gli altri attaccanti hanno bisogno di fare gol, ma è tutto il reparto offensivo, un reparto che secondo me dà ampie garanzie da questo punto di vista a livello di impegno. Poi i gol arriveranno se ce lo meritiamo, se saranno altruisti nei momenti giusti e saranno egoisti nei momenti giusti. Allora mister, io le voglio chiedere, siamo alla prima giornata, a che punto è questo Chieti? L'anno scorso facevamo un po' le percentuali, ecco. No, poi a me piace fare le percentuali perché sento la squadra e noi siamo al massimo al 50% a livello di condizione sia fisica che psicofisica, anche a livello tecnico e tattico c'è ancora tanto da migliorare, quindi sommate queste componenti si arriva ad avere una squadra pronta al 50%. Mister, per concludere parlavamo dell'aspetto fisico, ci sono tre giocatori che sono rimasti fuori, Aquilanti, Dondoni e Viscovic, se ci può fare un po' un riepilogo per quanto riguarda i loro infortuni e se possono già rientrare nella prossima partita. Sì, Dondoni è un po' più lungo il suo recupero, mentre Aquilanti ha avuto un problema al ginocchio circa 20 giorni fa, adesso ha cominciato neanche la rieducazione, la riatletizzazione, quindi lui credo forse la prossima settimana potrebbe essere pronto. Per quanto riguarda Viscovic, giovedì ha avuto una contrattura che non è riuscita a smaltire, però è veramente, sono tre grandi tra l'altro che ci sono mancati, tre over, ma i ragazzi oggi l'avete visto, restiamo davanti a un bel gruppo, a un gruppo solido che naturalmente deve vincere, deve crescere, perderà pure, ma comunque rimarrà sempre un bel gruppo. E domenica c'è il Fiuggi?
Domenica c'è una partita importantissima, una partita contro una squadra molto forte che ha fatto benissimo in Serie D in questi anni e quindi sarà il vero banco di prova per noi ancora di più e dobbiamo cercare naturalmente in casa, cercare assolutamente di fare i tre punti. Allora, senegalesi, abbiamo visto uno straripante Akamadu che ha deciso la partita. Lei come ha visto però la prima prestazione del Nereto in casa al Comunale? Complessa, difficile, però tutto sommato di fronte a una squadra forte nell'individualità anche a livello muscolare avevamo pensato di fare una partita equilibrata e per 35 minuti del primo tempo ci siamo riusciti. Il gol su palla inattiva ha chiaramente cambiato l'andamento della gara, ci ha costretto anche ad aprire qualche spazio in più, però la squadra non si era espressa male, soprattutto all'inizio del secondo tempo, nel momento in cui tentavamo di recuperare e secondo me stavamo facendo anche delle buone cose, è venuto un gol da extraterrestre che ci ha certamente tolto ogni energia fisica e mentale. Ecco, infatti era proprio la domanda che l'avrei fatto adesso. Abbiamo visto un Nereto che nel secondo tempo era ripartito piuttosto bene. È stato proprio il gol di Akamadu che ha un po' tagliato le gambe alla sua squadra. Sì, noi siamo ripartiti bene. Ripeto, avevamo pensato che 90 minuti sarebbe stata dura comunque giocare muscolarmente contro il Chieti. Quindi avevamo deciso di fare un primo tempo un pochino più posizionale cercando di schermare di più e vedere come andava la partita. Ripeto, il secondo tempo invece siamo ripartiti molto bene, abbiamo creato dei presupposti, siamo mancati un pochino nella zona di rifinitura e di finalizzazione, però la squadra stava facendo una buona gara. Akamadu ci ha tolto veramente ogni energia, però è un giocatore che può fare queste cose. Quindi. Per concludere, come vede questo Nereto per questo campionato, ecco, in generale? Non lo so, siamo agli albori del campionato, quindi ho visto solo il Chieti, ho la sensazione che oggi abbiamo incontrato un avversario veramente molto molto forte. Considerando la partita di Coppa Italia a Porto d'Ascoli, ci siamo trovati davanti a un avversario totalmente diverso, molto più muscolare, molto più fisico e molto più presente sulla partita. Quindi c'è da aspettare ancora qualche gara per avere le idee chiare, però a me il Nereto non è dispiaciuto oggi.